Hello my beautiful friends and welcome back to my channel. Today we're going to do something different. I'm going to read you a story. This one in particular, it's by Italo Calvino and it's a story from the book Ultimo viene il corvo. And after the story, I'm going to ask you to do a summary. So what you understood of the whole story, what were the main events, what was the most difficult thing for you, if there were a lot of words that you didn't know, and overall, how was your listening comprehension. So now I will ask you to focus just on me reading the story and take notes of the main events, of the main characters, and take notes of the things that you never heard before. Let's get started. The title is Un pomeriggio ad Amo. Il nuovo giardiniere era un ragazzo coi capelli lunghi e una crocetta di stoffa in testa per tenerli fermi. Adesso veniva su per il viale con l'innaffiatoio pieno, sporgendo l'altro braccio per bilanciare il carico. Innaffiava le piante di nasturzio, piano piano, come versasse caffè e latte. In terra, al piede delle piantine, si dilatava una macchia scura. Quando la macchia era grande e molle, lui rialzava l'innaffiatoio e passava un'altra pianta. Il giardiniere doveva essere un bel mestiere, perché si potevano fare tutte le cose con calma. Maria Nunziata lo stava guardando dalla finestra della cucina. Era un ragazzo già grande, eppure portava ancora i calzoni corti e quei capelli lunghi che sembrava una ragazza. Smise di risciacquare i piatti e batté sui vetri. «Ragazzo!» disse. Il ragazzo giardiniere alzò la testa, vide Maria Nunziata e sorrise. Anche Maria Nunziata si mise a ridere per rispondere a lui e perché non aveva mai visto un ragazzo coi capelli così lunghi e con una crocetta come quella in testa. Allora il ragazzo giardiniere le fece «Vieni qui!» con la mano e Maria Nunziata continuava a ridere per quel suo modo buffo di fare gesti e si mise anche lei a fare gesti per spiegargli che aveva da rigovernare i piatti. Ma il ragazzo giardiniere le faceva «Vieni qui!» con una mano e con l'altra indicava i vasi delle dalie. Perché indicava i vasi delle dalie? Maria Nunziata schiuse i vetri e mise la testa fuori. «Cosa c'è?» disse e si mise a ridere. «Di, vuoi vedere una bella cosa?» «Cos'è?» «Una bella cosa, vieni a vedere, presto!» «Dimmi cosa, te la regalo, ti regalo una bella cosa!» «Ho i piatti da lavare, poi viene la signora e non mi trova!» «La vuoi o non la vuoi?» «Ale, vieni!» «Aspetta lì!» disse Maria Nunziata e chiuse la finestra. Quando uscì dalla porticina di servizio, il ragazzo giardiniere era sempre lì che bagnava i nasturzi. «Ciao!» disse Maria Nunziata. Maria Nunziata sembrava più alta perché aveva le scarpe belle coi sugheri, che era un peccato tenerle anche per i servizi, come piaceva a lei. Ma aveva una faccia bambina, piccola in mezzo al riccio dei capelli neri e anche le gambe ancora magre e bambine, mentre il corpo, negli sbuffi del grembiule, era già pieno di adulto. E rideva sempre, a ogni cosa detta dagli altri o da lei, rideva. «Ciao!» disse il ragazzo giardiniere. Aveva la pelle marrone, sulla faccia, sul collo, sul petto, forse perché stava sempre così, mezzo nudo. «Come ti chiami?» disse Maria Nunziata. «Libereso!» disse il ragazzo giardiniere. Maria Nunziata rideva e ripeté «Libereso, Libereso, che nome Libereso?» «È un nome in esperanto», disse lui, «vuol dire libertà in esperanto». «Esperanto», disse Maria Nunziata, «sei esperanto tu?» «Esperanto è una lingua», spiegò Libereso. «Mio padre parla esperanto». «Io sono calabrese», disse Maria Nunziata. «Come ti chiami?» «Maria Nunziata», e rideva. «Perché ridi sempre? Ma perché ti chiami Esperanto? Non è Esperanto, Libereso. Perché? E perché tu ti chiami Maria Nunziata?» «È il nome della Madonna. Io mi chiamo come la Madonna e mio fratello come San Giuseppe». «San Giuseppe?» Maria Nunziata scoppiava a ridere. «San Giuseppe! Giuseppe, non San Giuseppe! Libereso!» «Mio fratello», disse Libereso, «si chiama Germinal e mia sorella Omnia». «Quella cosa», disse Maria Nunziata, «fammi vedere quella cosa». «Vieni», disse Libereso, posò l'innaffiatoio e la prese per mano. Maria Nunziata si impuntò. «Dimmi cos'è prima». «Vedrai», disse lui, «mi devi promettere che la terrai da conto». «Me la regali?»
Sì, te la regalo. L'aveva condotta nell'angolo vicino al muro del giardino. C'erano delle piante di dahlia in vaso alte quanto loro. È lì. Cosa? Aspetta. Maria Annunziata faceva capolino dietro le sue spalle. Liberesa si chinò per spostare un vaso, ne alzò un altro vicino al muro e indicò per terra. Lì, disse. Cosa? Disse Maria Annunziata. Non vedeva niente, era un angolo in ombra con foglie umide e terriccio. Guarda che si muove, disse il ragazzo. Allora lei vide una pietra di foglie che si muoveva, una cosa umida, con occhi e piedi, un rospo. Mamma mia! Maria Annunziata era scappata saltando tra i dagli con le scarpe belle di sughero. Liberesa era coccolato vicino al rospo e rideva, con i denti bianchi in mezzo alla faccia marrone. Hai paura? È un rospo! Perché hai paura? È un rospo! Gemette Maria Annunziata. È un rospo, vieni! Disse Liberesa. Lei gli puntò contro un dito. Uccidilo! Il ragazzo mise le mani davanti, quasi a ripararlo. Non voglio, è buono. È un rospo buono? Sono tutti buoni, mangiano i vermi. Ah, disse Maria Annunziata, ma non si avvicinava. Si mordeva il colletto del grembiule e cercava di vedere, torcendo gli occhi. Guarda che bello, disse Liberesa e mise giù la mano. Maria Annunziata si avvicinò, non rideva più, guardava a bocca aperta. No, non lo toccare. Liberesa, con un dito, stava carezzando il rospo sulla schiena verde grigia, piena di verruche bavose. Sei matto? Non sai che brucia a toccarlo e ti fa gonfiare la mano? Okay, guys, so this was the first half of the story. I know it could be a little bit overwhelming to have it all in one video, so I decided to divide it in two parts. The first one is this one, and in the next video I will read the second one. Now, I want you to tell me, who are the main characters? What are they doing? How do they get to know each other? And what do they find? And was there any verb, expression, adjectives that you never heard before? Please leave a comment below. I try to read it as I would normally read a story, so not too slow, because I believe it's important for you to get acquainted and used to this tone. But please let me know if you would like to hear anything else, or if you have a specific favorite genre that you would like me to read for you. As always, thank you for watching, and I'll see you next video. Bye!